Nel cuore della notte, le sirene delle gazzelle dei carabinieri risuonano in una Palermo ancora addormentata. Dopo mesi di lavoro, i militari coordinati dal procuratore Francesco Lovoi arrestano 46 persone, tutte appartenenti alla cupola della mafia palermitana. Il direttorio al vertice dell'organizzazione criminale che riunisce i boss delle più importanti famiglie del capoluogo siciliano. A capo c'è Settimo Mineo, 80 anni, titolare di una gioielleria. Al termine di un complesso lavoro investigativo fatto di intercettazioni, appostamenti, riscontri di vario tipo, prende forma davanti agli occhi degli inquirenti il quadro del potere mafioso a Palermo. I boss vogliono una mafia palermocentrica e vogliono regole certe, come emerge dalle intercettazioni. In una riunione della commissione in un luogo segreto, lo scorso 29 maggio, decidono di ristabilire le vecchie regole di Cosa Nostra, cristallizzandole in cosa scritta. Vi era l'esigenza per i capi mandamento di individuare una disciplina e una condivisione per tutti, soprattutto in relazione alla nuova mafia. La nuova mafia è quella che si proietta sul globo intero, è quella che si proietta sugli affari. Affari dunque milionari, tra cui spiccano il traffico di droga e le scommesse online. Dalle intercettazioni poi emergono business di ogni genere, anche con insospettabili imprenditori che addirittura cercano i boss per la soluzione di alcuni loro problemi. Il blitz di questa notte ha impedito poi l'esecuzione dell'omicidio di un pregiudicato di Villabate, colpevole di avere compiuto furti ed estorsioni senza l'autorizzazione di Cosa Nostra, a danni di commercianti e imprenditori operanti nel settore dell'edilizia.